del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Benedetto sei tu, Signore, di infinita misericordia, che nel tuo Figlio nato dalla Vergine Maria ci hai dato il modello e il comandamento dell'amore e fondi l'abbondanza delle tue benedizioni su questo simbolo e sui tuoi figli che ti offrono per il soccorso dei fratelli, riempi del tuo spirito perché nelle varie necessità della vita adempiano con tutto il cuore il loro volonteroso proposito e manifestino la sollecitudine di Dio che è Padre di tutti e della sua vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Prende la parola il comandante. Avanti in linea di piazza. Reggimento Rispo. Rievocazione vogliono semplicemente fornire testimonianza delle loro tradizioni, un vero patrimonio di cui coloro che prestano servizio con i bianchi alla mare in sul Bavero si sentono giustamente eredi. E l'anno della fondazione, 1659. Il 18 aprile, infatti, nasce in Torino il Reggimento delle Guardie, capostipite dei reggimenti granatieri. Da questo momento si può dire che la storia dei granatieri di Sardegna identifica con la stessa storia d'Italia. La divisa è quella creata da Carlo Emanuele II, duca di Savoia, il quale, in base ad una profonda riforma organica rinnovatrice del proprio esercito, sostituisce al concetto delle milizie di venture private il criterio di disporre alcuni reggimenti permanenti, organi propri dello Stato.
Villa Nuova, i granatieri con l'uniforme del 1747. Come possiamo vedere, le uniformi del XVII secolo rispettano la moda del secolo. Anche il soldato portava la parrucca di tricolore. Sono i granatieri della Siena, da cui il battaglione prende il nome. È sul colle della Siena che le guardie ricacciavano più volte alla baionetta i francesi, guidati dal generale Bellelay, il quale, esasperato da tanto valore, deciso ad irrompere nelle loro difese, sceso da cavallo ed afferrato una bandiera, riuscì a piantarla nel parapetto delle trincee delle guardie, cadendo subito dopo per mano dei granatieri. Caduto il generale, la battaglia continuò più accanita e violenta di prima, ed il comandante delle guardie, Don Paolo Navarrino, conte di San Sebastiano, pur avendo ricevuto l'ordine di dipiegare, rimase al suo posto gridando in faccia al nemico: «Non possiamo volgere le spalle!» Nel 1796 i granatieri piemontesi si oppongono all'armata napoleonica che invade l'Italia, asserragliati nel castello di Cosseria. Resistono oltre ogni umana possibilità, senza acqua, senza viveri, senza munizioni. All'intimazione di Resa, il loro comandante, tenente colonnello Marchese Filippo del Carretto di Camerano, risponde al parlamentare francese con tranquilla ed insieme il resto di Vienna, l'uniforme dei granatieri mostra il tipico pennettone in pelle d'orso che conferiva alle truppe maggiore marzialità ed imponenza, secondo la moda del tempo, ma anche le diverse esigenze operative ed il periodo della restaurazione dopo gli sconvolgenti portati dall'epopea napoleonica. Coito, con il 1848, inizia in Italia quel processo storico che sarà chiamato Risorgimento, ed è a questo punto che il nome stesso dei granatieri viene quasi a fondersi con quella serie di eventi che porteranno all'unità nazionale. Il 30 maggio 1849 i reggimenti granatieri della Brigata Guardie ricevono a San Martino le nuove bandiere tricolori e varcano il Ticino. Granatieri del 1860, che ci ricordano le vittoriose campagne delle Marche e del Lucio, la presa di Perugia e la battaglia di Molla di Venere, l'unione con l'esercito garibaldino e la nascita dell'Unità d'Italia. Nel maggio 1861 veniva proclamato a Torino il Regno d'Italia e qualche mese più tardi avanzano i granatieri della prima guerra mondiale 1915-1918. Il 24 maggio 1915 l'Italia scendeva in guerra per riportare i propri confini laddove la stessa natura li aveva posti. Nella prima guerra mondiale, la guerra vittoriosa che chiuse il tormentato ciclo storico risorgimentale, ricongiungendo alla patria Trento e Trieste, i granatieri di Sardegna, con solo due reggimenti, il primo e il secondo, diedero il loro più alto contributo di sangue con i loro 7.332 caduti. Dare ampie possibilità per il lavoro italiano in territori extrametropolitani condussero sullo scorcio del 1935 alla campagna in Francia orientale e alla conseguente conquista dell'Etiopia. Alle ore 5 del 3 ottobre 1935 ormai, non solo per l'Europa, ma anche per il mondo intero, un nuovo conflitto. Nel male conflitto che gradualmente convolse tutte le nazioni e che ebbe zone di operazioni in Europa, Africa, Asia ed Oceania su tutti i mari, è passata alla storia con il nome di Seconda Guerra Mondiale, che vide impegnati non solo gli eserciti, le flotte. Il resto è storia recente. Ecco quindi avanzare i granatieri di oggi con l'uniforme di servizio da combattimento, policroma con la quale, pur restando gelosi custodi delle loro tradizioni, sono addestrati ad agire in un moderno scenario internazionale, attrezzati con materiali e mezzi di moderna concezione. Essi sono impegnati spesso dentro e fuori dai confini nazionali, per il benessere della collettività, in operazioni di sostegno della pace ed interventi di assistenza umanitaria. Attualmente infatti il reggimento è impegnato nell'operazione Strade Sicure sulla piazza di Roma e, come evidenziato dai Baschi Azzurri, la seconda compagnia al comando del capitano Massimiliano David nell'ambito della missione Leonte in Libano.